Paolo Tonghetti, finisco, completo la presentazione della nostra squadra. Abbiamo detto Simone, social media manager, architetto Lorenzo Granocchia, diretto, Chiara Zanzani, PR ufficio stampa, quindi che ci aiuterà a dare il massimo risultato a livello comunicativo insieme ai clienti, insieme all'ufficio marketing NAVA, a tutto quello che faremo. Il progetto è molto bello, articolato e complesso, quindi avrà delle fasi ben precise che abbiamo studiato. Non abbiate fretta di disegnare la cucina, perché prima vogliamo che entriate nel nostro mondo, nel mondo Aste. Do l'assist a Lorenzo Granocchia, perché grazie a lui negli ultimi anni abbiamo modificato il nostro modo di proporci, il nostro approccio al mercato, tutta la comunicazione, partendo da dove? Dal logo. Io sono qui per presentarvi, introdurvi quelli che sono i temi fondamentali del contest, che sono il design thinking e il mood. Dunque, il design thinking appunto è un vero e proprio processo creativo che fa diventare Aster non solo un'azienda che presenta delle collezioni, ma anche un vero e proprio laboratorio di progettazione. Esatto. Un laboratorio di progettazione che oggi apre le porte a voi, nel senso che vi darà la possibilità di andare a utilizzare tutte quelle che sono le finiture, i materiali di Aster per poter dare a voi il modo di creare una vostra storia, un vostro racconto da poterci presentare. Dunque io sono andato a studiare, ad analizzare quello che sono le collezioni di Aster, gli elementi di Aster, i materiali e le finiture, e li ho combinati tra di loro andando a creare quello che poi noi abbiamo chiamato MOOD. Per adesso ne sono stati creati con una questione di esigenza commerciale, o anche per una questione proprio mia di visione di quello che potevano essere le tendenze di adesso. E ne abbiamo creati per ora 5: moderno, tradizionale, factory, transitional e luxury. E li abbiamo chiamati MOOD per un determinato motivo. Il MOOD, proprio per la sua essenza non concreta, può essere modificato a seconda di chi lo interpreta. Dunque fondamentalmente è quello che vi chiediamo è il contest sarà rappresentato da dei vostri racconti, da delle vostre visioni di mood, che possono essere sia quelli che abbiamo presentato qui, ma anche di nuovi. Dunque noi vorremmo delle contaminazioni da parte vostra, sia della nostra visione che di qualcosa che è assolutamente vostro. Buongiorno a tutti, grazie ad Aster. Siamo Frigo 2000 e distribuiamo nel territorio italiano il marchio Sfora. Sfora è un'azienda giovanissima, nasce nel 2009, semplicemente dall'idea del suo fondatore di trovare un nuovo modo di togliere i fumi e gli odori dalla cucina. L'idea è quella di avere aria completamente pulita all'altezza del top, a un metro d'altezza. I'm Elisabetta and Elena is working in the marketing department of Fontana Arte Company. We are a lighting design company, actually one of the oldest design company of lighting pictures. We are extremely happy to have the possibility to be here with all of you guys, because we strongly believe that everybody needs light. Everybody needs a nice kitchen, everybody needs a powerful structure as we are seeing today, but we need your ideas, we need your inspiration, we need your passion to use all these elements and create something really beautiful, something really different. Ha anticipato Francesca, all'inizio i protagonisti del contest siete voi. Lorenzo vi ha anticipato che dovete interpretare quelli che sono i mood di Aster e creare una vostra contaminazione su quelli che sono gli elementi che Aster vi fornirà. Per fare questo abbiamo pensato di strutturare il contest in delle fasi, però abbiamo anche cercato di riportare nel contest quelle che possono essere le fasi reali di un lavoro. Quindi si ha una prima fase di azione per poi andare a progettare le altre fasi del lavoro. In questo caso Aster farà il ruolo del cliente, o
ovvero utilizzeremo una piattaforma web con la quale voi potrete inviare i vostri progetti e Enzo Granocchia, director di Aster, vi supporterà e vi guiderà in eventuali modifiche o avanzamenti del progetto. Abbiamo scelto dei giovani designer per questo contest perché crediamo che comunque possano nascere delle idee bellissime. Quindi mi raccomando, fate delle idee bellissime. Allora, ci saranno tre progetti vincitori che rappresentano l'interpretazione del scelto sia in termini di sviluppo creativo che di fattibilità. Allora, la giuria è rappresentata da Lorenzo Granocchia, direttore di Aster, Paolo Zonghetti, che è il direttore vendite commerciale di Aster, e Will Brubauer, che è il CEO di Bora, noi di DDN, è previsto anche un blogger della sezione design, lo studio Dot, che immagino conoscerete, e l'architetto Castellano. Soltanto insomma, fare un ringraziamento particolare a Mario Primati, che sarà il vostro docente, come mio, e che è un grandissimo professionista, e anche a livello personale una persona con cui sicuramente vi troverete bene, quindi per me siete molto fortunati a lavorare con voi.